Ringrazio, vorrei ringraziare prima di tutti il signor Gentini, perché è l'unico che ha avuto il coraggio insomma, di esporsi, no? di dire le cose come stanno. Lui è socio di Plurali con la sua associazione, poi avrei delle domande per lei in totale trasparenza se è d'accordo. E questa trasparenza che ha avuto il signor Gentini, che apprezzo moltissimo, per questo penso che non ci sia stata in altre occasioni. Per esempio, vengo a scoprire stamattina che nel consiglio della Fondazione Elba siedono su 6 persone il 50% sono azionisti di Plurali. Quindi se questo evento di oggi è stato organizzato per mettermi sotto torchio e per farmi parlare di slot, è una sede assolutamente sbagliata. Ci sono delle sedi legali, io faccio l'armatore, non faccio né l'avvocato né mi occupo di questo. Io volevo chiarire l'introduzione del dottor Onorato, ha rimesso in dubbio l'equilibrio della fondazione nell'analizzare un tema così importante. E per tranquillizzarlo vi dico innanzitutto che sicuramente questo territorio ha bisogno di una compagnia forte, che da sempre ci serve, che siamo tutti riconoscenti come oggi Movitorren. Per quello che però non posso assolutamente accettare è pensare che questo bel convegno sia stato organizzato per metterlo di mezzo, perché insomma è veramente riduttivo. La fondazione ha una commissione che si occupa dei trasporti, che lavora in totale autonomia, come altre 9 commissioni che lavorano in totale autonomia, abbiamo organizzato convegni di tutti i tipi in questi anni, dalla sanità all'ambiente, per cui assolutamente non c'è nessun nesso con il fatto che poi in un'economia piccola come questa, quando si è deciso che l'Elba ha ritenuto di voler fare sistema nell'entrare nella compagnia sociale di Brunelli per i problemi che prima aveva citato Gentini, dei soci che si sono tranquillamente presentati a tutte le conferenze stampa si sono dichiarati come soci e quindi come finanziatori di una nuova iniziativa per sostenere quello che invece, oltre a una compagnia che ha questo forte potere, è giusto che lo abbia, a tutela di questi lavoratori che sull'Elba sono un grande patrimonio, ma deve avere anche una concorrenza. Movi, secondo me, deve essere contenta di avere un concorrente piccolo, serio possibilmente, ma anche è giusto che operi in modo degno.